Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io ti ringrazio a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo siamo davvero molto molto contenti. Abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche dei canali social e tutto quello che creiamo sui social è creato da noi. Se qualcuno vuole collaborare con noi basta che ci contatti in privato che possiamo aprire una bella collaborazione. Sempre, collaborare è sempre una cosa positiva. Per questo voglio dirvi grazie a tutti per il supporto, grazie ai vecchi, nuovi e futuri iscritti, perché voi siete la linfa vitale e dovete fare crescere questo canale, non per me, ma per la community, per la The One TV, perché più il canale cresce, più novità, più contenuti e soprattutto più personaggi possiamo portare. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra linfa vitale, dei vostri mi piace, dei vostri commenti e del vostro supporto. Iscrivetevi, attivate la campanella e non perdete niente. Questo è il terzo contenuto di giornata, ma in questo contenuto parliamo di due giocatori. Prima di tutto parliamo della conferenza stampa del nuovo acquisto della Juve, Carlos Alcaraz, no, il tennista. C'è stata quella bella gag fra il tennista famoso Carlos Alcaraz, secondo al mondo, e la Juve, quando è stato annunciato Alcaraz. Possiamo dire che questo ragazzo ha carattere, un ragazzo che non ha paura di esporsi. Lui l'ha detto chiaramente: io sono arrivato alla Juve, sono alla Juve per restarci. Il fatto che gli hanno fatto la domanda sul prezzo, precisiamo, il prezzo che è stato messo per il riscatto è un prezzo che va valutato al momento, essendo che la Juve lo prende in prestito secco. La Juve in questo momento lo stipendio non lo paga neanche la Juve, lo paga il Southampton, per essere precisi. La Juve paga 6 milioni di prestito dal prossimo anno, più il giocatore gioca e meno la Juve paga. Ma il punto, perché il prezzo è stato messo così alto o il riscatto? Semplicemente perché il Southampton, quando l'ha preso 2 anni fa, ha investito parecchio sul giocatore. Ma è logico che la Juve non andrebbe mai a riscattare il giocatore a quella cifra, neanche se stiamo parlando, qualcuno sta dicendo di Cop Myers che la Juve lo valuterà 60 milioni, manco la Juve non pagherà 60 milioni a Cop Myers, precisiamo questo. Il punto è che la Juve e col Southampton sono messi d'accordo per quella cifra per non svalutare il prezzo del giocatore. Perché pure che fa male o fa bene, alla fine il Southampton può dire sì, la Juve non l'ha scattato perché il prezzo era alto, non perché il giocatore non ha fatto bene. Ma io sono convinto che questo giocatore fa bene. Questo giocatore è un giocatore che può spostare, non so se sposterà gli equilibri tu subito, ha 6 mesi di tempo. Poi io penso che si può riscattare, può andare, può entrare un meccanismo che noi non sappiamo, forse c'è un accordo anche di prestito prolungato, però occhio, per me il giocatore della Juve, per me resterà anche il prossimo anno, non so perché mi dà questa fiducia. Lui gli hanno fatto tante domande, gli hanno fatto la domanda sui giovani, lui ha detto, ho visto che sia lo staff sia l'allenatore molto punta sui giovani, è una squadra giovane, però abbiamo bisogno anche di persone di esperienza, tipo i Danilo, tipo i Bremer. E poi, signori miei, Bremer di esperienza, Bremer alla fine è giovane, ha solo 26 anni, però già il carisma che ha Bremer a confronto dei ragazzi giovani è una cosa positiva, una cosa importante. Lui ha detto anche che sapeva benissimo che quando sarebbe arrivato alla Juve non trovava nessun argentino, la scorsa anno era pieno di argentini, quest'anno non ce n'è, però sa benissimo che c'era Alessandro, Bremer e Danilo che parlavano il portoghese e lui si poteva parlare con loro, gli potevano spiegare, e vediamo anche in un video quando Bremer si presenta, parla con lui. Il ragazzo a me mi è sembrato abbastanza convinto, abbastanza chiaro, abbastanza che può fare la differenza. Gli hanno fatto la tua caratteristica principale, cosa ti chiede maggiormente il mister? Non mi piace mai perdere, sono molto competitivo, voglio sempre vincere anche negli allenamenti, il mister mi chiede di giocare e stare tranquillo, sono sereno perché sento la sua fiducia, perché chi dice che non ha la fiducia dei giocatori invece si sbaglia, lui ha la fiducia di tutti, del mister e di tutti quanti. C'è una domanda che se me la trovo
molto interessante. Ti ispira qualche giocatore? Lui dice: alla Juve sono passati tanti giocatori forti, però non mi ispira nessuno. Io mi ispiro, voglio combattere, voglio giocare, voglio vincere. Poi tanti mi considerano, mi paragonano a Vidal, e sinceramente io dico la verità: se Carlos Alcaraz fa solo il 50% di quello che ha fatto Vidal alla Juve, signori miei, tanto di cappello, chapeau. Ma la parte secondo me più importante di tutta la conferenza stampa è: gioco bene a centrocampo. Gli hanno fatto questa domanda: in che ruolo ti esprimi meglio? Gioco bene a centrocampo, anche a falso 9. Qui sto giocando da mezzala a destra, da piccolo giocavo sia a destra che a sinistra, sono disposto a giocare ovunque voglia il mister. E questa è una cosa importante. A noi come centrocampo ci manca qualcosa, ci manca quella grinta, quel input in più, quella mossa che ti fa diventare il centrocampo da come lo abbiamo molle, da come un centrocampo che non riesce a impostare un gioco, al centrocampo che può impostare. E per secondo me Carlos Alcaraz è un tipo di giocatore che, se gli dai fiducia, ti può dare quello strappo in più. L'unica cosa di tutta la conferenza stampa ha detto che ha visto bene Locatelli, che gli piace come gioca, che vuole imparare tanto da Locatelli. Signori miei, parliamoci chiaro: Locatelli è secondo me un buon giocatore. Forse quello che l'ha fregato sono state la cifra che è stata pagata dalla Juve, ma anche è vero che non gioca nel suo ruolo, non è un regista. Locatelli è una mezzala, però Allegri si impunta a farlo giocare da regista. Però vediamo, secondo me può fare una bella coppia. Io penso che a Udine possiamo fare riposare McKennie e possiamo cominciare a vedere se Rabiot sta bene. Rabiot, Locatelli, Alcaraz. Secondo me ci può essere davvero questa sorpresa Alcaraz, perché McKennie ha giocato quasi tutte le partite tranne una che era squalificato, però farlo riposare e farlo tornare un po' più lucido per la prossima partita sarà davvero fondamentale. Ma chiudiamo il discorso Alcaraz, che voglio parlare del discorso Mattia Soulet. Mattia Soulet ha detto una cosa abbastanza importante, ha detto: salvo il Frosinone e poi torno alla Juve. Abbiamo capito che lui alla Juve vuole restare, ma la domanda è quello che tutti noi ci domandiamo: ma la Juve vuole puntare su Soulet? Il problema è proprio questo: se noi oggi abbiamo un gioiello del genere, perché è un giocatore fondamentale, e lo vendiamo, io mi pongo questa domanda: alla fine il progetto Next Gen, il progetto giovani, a che serve? Perché se noi dobbiamo prendere i giovani per farli crescere, farli esplodere e poi venderli, a che serve? Noi potenzialmente possiamo avere un attacco con Chiesa, Vlahovic, Yıldız, Soulet, un attacco che da qui ai prossimi 3 anni io non ne vedo uno superiore né in Italia né in Europa. Io, prima di cedere Soulet, mi farei una domanda: è necessario cedere Soulet? O forse è il caso che quei soldi che la Juve dovrebbe ricavare, facciamo un Milik, è giusto cederlo se non vuole stare come riserva? Kane è giusto cederlo? Alexandre è giusto cederlo? Lo stesso Rabiot, se non rinnova quella cifra, la Juve con la cifra a 8 milioni lo rinnova, perché col suo rinnovo andrà a una cifra, andrà a superare i 30 anni, non farà gli errori fatti nel passato. Forse con una cifra inferiore la Juve potrebbe proporgli il rinnovo, ma 8 milioni no. Ma oggi, semplicemente, vi privereste di Mattia Soulet? Per me no, per uno che ha avuto il coraggio di dire no alla nazionale italiana. E ricordiamo che se lui diceva sì alla nazionale, Soulet partiva titolare per gli europei, senza che ci nascondiamo, senza che siamo delle persone finte. Semplicemente, se Soulet diceva sì alla nazionale, oggi Soulet era titolare di questa nazionale, perché a oggi un giocatore migliore di Soulet non lo vedo. Però ha avuto le palle di dire no, che lui è argentino, si sente argentino e vuole difendere i colori argentini. Signori miei, un giocatore di questo carattere, con questo carattere, perché la Juve se ne deve privare? Io non lo so. Comunque, Soulet, Carlos Alcaraz, lo stesso Dan Huijsen, che oggi non lo so come mai improvvisamente
e sul mercato, improvvisamente sul mercato. Se la Juve lo mette sul mercato, secondo voi lo mandava in prestito secco alla Roma? E questi giornali che vogliono ogni volta mettere la pulce nell'orecchio, non lo so come mai, ad ogni cosa che fa la Juve mi comincia a dare fastidio, forse perché la Juve ancora una volta manda gli altri sui giovani, sui progetti futuristici, gli altri invece sono dietro, punto interrogativo, ditemi la vostra. Comunque, Alcaraz è uno che ha dimostrato di avere gli attributi e può fare davvero la differenza la Juve. Ditemi la vostra e ci vediamo alla prossima. Ciao! E forza Juve sempre!